colpa di una maggioranza che tende a parlare tanto e forse un po' troppo sopra le righe? Allora, io devo dire una cosa, noi avevamo messo in conto un attacco da parte dei poteri forti. Allora, noi siamo di fronte a un governo del cambiamento, a un governo innanzitutto fatto da persone completamente nuove che non vengono dalla vecchia politica con tutti i privilegi, la corruzione che ciò comportava. A un governo che sta introducendo misure totalmente nuove e totalmente diverse, che è totalmente dalla parte del cittadino, ma noi avevamo messo in conto, ma questo è solo il sospetto, quello che sia solo il primo degli attacchi che riceveremo nel corso delle prossime settimane, nel momento in cui verrà presentata la legge di bilancio. Ma è normale, le banche, le assicurazioni, che poi erano, diciamo, i poteri forti sostenuti dal governo guidato dal Partito Democratico, è chiaro che queste reagiranno. Troveranno qualsiasi occasione per attaccare i contenuti della legge di bilancio che stiamo per varare. Questa è una cosa normale, una cosa che ci aspettavamo, ma ancora ne dovranno venire altro che solo un abbassamento di fiducia da parte di Fitch. Ne vedremo delle Ma belle in io queste mi aspetto settimane. che si esca un po' dalla campagna elettorale, me lo aspetto anche da chi ha avuto il privilegio di essere un grande giornalista e di aver inventato le all news. Le news non sono le fake news. E siccome lei ha parlato di cose che sono fake news, per esempio la voce sprechi non c'è nel bilancio dello Stato. La voce auto blu ci fai 17 milioni, non 17 miliardi, ne devi fare altri 1.000. La voce che dice io sto dalla parte dei cittadini contro i privilegi è quella che dice innanzitutto che bisogna mettere al sicuro i risparmi delle persone e onestamente, io mi aspetto che lei, con il suo partito, visto che stiamo parlando dei risparmi anche per i privilegi della politica, si è fatta una misura un po' propagandistica, però insomma era meglio la legge che avevo firmato io, sul taglio dei vitalizi solo alla Camera, non al Senato. Bene, con quella legge si risparmiano circa 40 milioni di euro. Quando è che chiederete anche alla Lega di restituire i 49 milioni di euro? Perché è il vostro alleato di governo, non il mio. E sono più soldi quelli che sono stati sottratti alle casse pubbliche dalla Lega di quanti ne potreste, presumibilmente, perché adesso ci saranno i ricorsi, risparmiare con il taglio.